scopri un attimo i quattro mazzi. Allora, prendi il bicchiere, lo metti di lato, così, e ti avvicini il naso dentro e inspiri lentamente e progressivamente, da un lato, così. Ti tengo fermo. Di lato? Così. Poi prendi ossigeno e carenza dall'altro. Vedi la videocamera che c'è, questo signore. Metti il naso dentro. Senti cosa diresti, da una ricella? Beh, si cattura. Cosa diresti? Con la destra lo sento più forte. Beh, il 50% delle persone sente più a destra, il 50% sente più a sinistra. È un fatto. Siete normali, non preoccupatevi. Stiamo bene, diciamo, stiamo bene. Quindi ricordate, senti il lato destro, quindi io ho una maggiore sensibilità a destra, magari c'è la sinistra. Io a destra. Perfetto. No, e quindi poi senti bene il telefono con il terzo naso, le due insieme. Quindi chiudi gli occhi perché determinazioni delle cose sono dietro, quindi concentrati e senti questi profumi particolari. Poi prova a agitare il bicchiere. Sì, anche più anche con più violenza. Bravissimo. Adesso rifà la pressione, naso destro, naso sinistro. E vedrai che senti anche cose differenti. Adesso prova a fare un'operazione, un'altra cosa, prendi il bicchiere dell'acqua e metti il vino dentro. Sì, sento quello che resta nel bicchiere. Sì, il puzzo. Senti un po', più forte, più intenso, stai ossigenando, sì. Prova a sentire il bicchiere qui, sono scomparsi i profumi. Dove l'hai messo? Abbiamo assolito il bicchiere. Che hai fatto? Qual è la differenza? Senti come sembra? Scomparsi. È vero? Non si sente niente. Ha fatto così. Quasi sempre. Rimetti il vino dentro il bicchiere. Cioè, se questo l'ho svuotato. Che meraviglia. Senti cosa sento. Madonna mia, che bello. La forma del bicchiere. La forma del bicchiere ci permette di ottenere un accompagnamento dei profumi. Per cui il vino non può essere bevuto in bicchiere d'acqua. Ma se è bevuto un bicchiere giusto da vino, e c'è un vino per ogni bicchiere e un bicchiere per ogni vino.